ascolta, c'è qualcosa che è un rumore, anzi meglio un suono. Musica e parole delle cose che sono un gioco ma sono anche un dono. È una radio facile, gentile, dice cose e ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. Radio Mu, pensaci tu. Bene, buon 5 gennaio, abbiamo qui la Befana. Sa, certo, la Befana con un cappello. Il naso col cappello. Guarda, la Befana birichina. Ma d'estate va bene, questo cappello, sì, sì, perché stai all'ombra. Sì. In invece siamo solo al 5 gennaio, per cui... Vabbè. In spiaggia non c'è bisogno neanche dell'ombrellone, siamo a posto. Bello, bellissimo questo cappello. Bene, allora, cara Befana, sì, cosa succederà oggi a Radio Mu? Un sacco di cose, parleremo di Befane. Befane e Befanoni e Befane. No, dobbiamo svelarvi un segreto. Siamo andati in giro per l'Italia a cercare la Befana. Ecco, fatti vedere un po' perché la gente non ti conosce. Sono sempre io. Comunque dicevo, siamo andati in giro per l'Italia, siamo, sì, andati nelle Marche, siamo andati a Fossombrone dove abbiamo intervistato dei bambini per sapere, sai che l'altra volta dicevamo, ma chi la festeggia la Befana? Chi la festeggia? Un sacco di gente. Un sacco di bambini. Un sacco di Befanoni. Esatto. E poi siamo andati addirittura a Urbania, dove c'è un festival, bene, nazionale della Befana. Da 23 anni Urbania festeggia incessantemente la Befana. Esatto, Urbania è un paese in provincia di Pesaro Urbino ed è bellissimo. Bellissimo. Quindi parleremo anche di questo per Notizie dal Mondo e poi avremo naturalmente un raccontino che ci leggerà, sì, la Befana in persona. Sì, esatto. Di Rodari. Di Rodari, lui è un espertone di Befane, questa è una storia tratta dal trattato della Befana scritto proprio da meraviglioso. Per concludere, la Befana Rock, un'esclusiva di Radio Moon che naturalmente pensa a voi, ma soprattutto ci pensa su. Tu. No. Perfetto. Buona Befana e anzi buon ascolto di Radio Moon e visione naturalmente di Radio Moon. Ci vediamo fra poco. Ah, per i saluti. I saluti finali. Certo, alla fine, solo alla fine. Mi fa venire il raffreddore questo cappello. Ciao. Ciao bambini, voi siete di che paesi? Io, Frate Rosa, 20 minuti. Da dove? Da Fossombrone? E voi? Fossombrone? Fossombrone? Io e lui e lei, sì, siamo di Orciano. Quanti anni avete? Io, 8. 8, tutti 8 tranne lei. Ok, allora, volevo chiedervi, ma la Befana si festeggia qui a Fossombrone? Io non lo so. Sì. No, sì? Chi è, sì, la Befana? La Befana è una che va sulla scopa, è una vecchia che va sulla scopa. E c'è pure una storia. Ah, e com'è? Dai, raccontami le storie, a me piacciono. Una storia. Praticamente c'è la Befana che fa tutte le notti che della Befana. Mm-hmm. Un giorno trova in strada un'altra Befana. Sì. E litigano per chi è la vera Befana. Allora fanno una gara. E la seconda Befana, quella che è comparsa, praticamente viene attirata da una calamita. E la sua Befana che è dietro con la scopa, che stavano facendo la gara, scopre che viene attirata dalla calamita. Allora scopre che è un robot in verità. Questa quindi è una Befana moderna. No, è la vera Befana, è tipo il ragazzino che ha inventato una Befana per fare qualche scherzetto ai bambini. Però in realtà hanno fatto una gara che arrivava prima a un monte, calamita, che ha attirato la Befana e l'ha sfranturata tutta. E ha scoperto che è un robot. Ma questa storia chi ve la racconta? Dove l'avete letta? L'abbiamo letta sul libro. Di scuola? Scuola? No. Penso di Gianni Rodari. Ah, una storia di Gianni Rodari, certo. Sì, noi l'abbiamo letta a casa. Quale altre storie di Gianni Rodari conoscete voi? Tipo, c'è un libro, però non so come fa. Ne conosco una. Sì, qual è? Una storia di Gianni Rodari. Uh-huh. Alla spiaggia, praticamente, di Ostia. Ah, praticamente alla spiaggia di Ostia. Senti, ma a voi la Befana porta dei doni, sì, oppure? Sì, porta le caramelle, alcune volte pure. Sì, ci ha portato dei vuoti
dei walkie talkie. Ah, la Befana. Mi ha portato una volta del carbone. E cosa vi aspettate quest'anno dalla Befana? Non lo so, del caramelle, succo di frutta, cioccolata, ma fionde. Come dice, scusa, secondo Nericola. Te? Come? Nericola. Cos'è Nericola? Sono tipo delle caramelle con la mele. Ok. Lo sai, allora, lo sai che l'anno scorso ci è venuta tipo una signora tipo travestita da Befana, sembrava da proprio una vespa. Befana ci ha dato cioccolatini. Ma dove è venuta? Qui in paese? A casa nostra, a Urciano. Nostra nonna ha fatto una foto e la foto era tutta bianca. Forse è la vera Befana. Ma quindi esiste la Befana? Sì. Chi le mette le caramelle? Sì, anche come anche Babbo Natale. I genitori dormono come dei pigri. Ok, allora esiste la Befana, diamo questa bella notizia. Grazie, allora buon anno. Ciao. Notizie dal mondo. Questa volta le notizie dal mondo ci arrivano dal nostro paese. Abbiamo deciso di fare un giro nel centro Italia per scoprire dove si festeggia la Befana. Abbiamo intervistato dei bambini, come avete visto, ma abbiamo anche visitato il paese di Urbani, un bellissimo paese in provincia di Pesaro Urbino, dove da 23 anni si festeggia la Befana. C'è un festival nazionale della Befana. Sono appese migliaia di calze, tipo questa, in tutte le vie di questo paese, molto carino, veramente molto dolce anche, e i bambini festeggiano domani con una grande festa, anzi già da oggi, perché già dal 5 festeggiano questa Befana. C'è un ingresso che vedrete in questa casa della Befana, dove ci saranno giochi, attività di vario tipo, e tutto il paese partecipa appunto alla festa della Befana. Una volta la Befana non si accorse che nel sacco dei regali c'è un buco. Mentre fa il suo giro, i regali cadono in ordine sparso e senza costrutto. Un trenino elettrico finisce sulla cupola di San Pietro e comincia a correrle intorno all'impazzata. Un monsignore del Vaticano, guardando fuori dalla finestra, vede quella cosa che fa girare sul cupolone e gli vengono i sudori freddi. «È il diavolo! È la fine del mondo!» Un altro monsignore guarda l'orario ferroviario e crolla il capo. Deve essere l'accelerato per Viterbo che ha sbagliato binario. Una bambola cade vicino alla tana dei lupi, che subito si fanno delle illusioni. Ah, deve essere come quella volta di Romolo e Remo. La gloria portata di zampa. Alleviamo questa creatura. Quando sarà grande, fonderò una città. E a noi ci faranno tante sculture di bronzo che il sindaco regalerà ai visitatori illustri per levarsene di torno. Allevano amorosamente la bambola per anni e anni, ma quella non cresce, anzi si consuma, perde le scarpe, i capelli, gli occhi. Il lupo e la lupa diventano vecchi, senza gloria, ma capiscono che sono fortunati lo stesso con tutti quei cacciatori in libera uscita. Una pelliccia di visone cade in Sardegna, a due passi da un pastore che guarda le sue pecore. Il pastore, invece di scappare spaventato gridando «Gli spiriti! Gli spiriti!», si infila la pelliccia e sta al calduccio. Un'altra volta le Befane, nella confusione della partenza, si scambiano i sacchi. La Befana di Domodossola prende il sacco di Massa Lombarda, la Befana di Sarajevo quello di Friburgo. Terminata la distribuzione, si accorgono di avere sbagliato tutto. Succede un mezzo finimondo. Colpa tua! È colpa tua! Io l'avevo detto! Forse l'avevi detto a tua nonna! Non perdiamo tempo a piangere sul latte versato, dice la Befana di Roma. Io non piango, ribatte una befanuccia bionda dagli occhi neri. Ci mancherebbe altro che mi rovinassi il trucco. Volevo dire che c'è solo una cosa da fare: tornare sui nostri passi, riprendere i regali e recapitarli di nuovo, senza confusioni, al giusto indirizzo. Io non ci penso neanche, fa la Befanuccia, tanto carina. Ho l'appuntamento col mio fidanzato per andare a mangiare la pizza. Non mi importa proprio niente di quei regali sbagliati. E se ne va senza voltarsi.
ma le altre, sospiron sospironi, si rimettono in cammino. Purtroppo è già tardi, dappertutto i bambini si sono già alzati per vedere i regali della Befana. Oddio, che disastro! Ma che, nessun disastro! I bambini sono contentissimi così, non ce n'è uno che si lamenti del giocattolo che gli è toccato. I bambini di Vienna hanno avuto i regali dei bambini di Napoli e ci si divertono un sacco. Ho capito, dice la Befana di Roma, i bambini di tutto il mondo sono uguali, amano gli stessi giochi. Ecco la spiegazione del mistero. Ma va, le dice più tardi sua sorella versandosi due dita di porto, sei la solita idealista. Non capisci che in tutto il mondo ormai i bambini sono abituati agli stessi giocattoli perché sono le stesse grandi industrie che li fabbricano. I bambini credono di scegliere e scelgono tutti la stessa cosa, quella che i fabbricanti hanno già scelto per loro. Non si sa bene delle due sorelle chi abbia ragione. A 1, 2, 3, 4. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, col vestito alla romana. Viva viva la Befana col vestito alla romana. Viva viva la Befana. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con la scopa di saggina. Viva viva la nonnina con la scopa di saggina. Viva viva la nonnina. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, le calzette alla romana, tira giù la cappellana. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, un ciuffone tutto blu, fichi noci butta giù. Un ciuffone tutto blu, fichi noci butta giù. Radio Mu si conclude qui. Guarda, Befana è bellissima, come vedete, sempre sul pezzo. Sale, scende. Ho anche la tosse, a forza di girare per il paese a cercare la Befana, mi sono ammalata. A girare su quella scopa lì, tutta scoperta, esatto. Si prende un freddo pazzesco. Però mi piace far così. Però guarda, ti piace far così, bello. Su e giù, Befana, Befana. Befana c'è, Befana non c'è, Befana c'è, Befana non c'è. È vero, bello. Va bene, ci vediamo naturalmente la prossima settimana, anzi domenica prossima, sempre alle 9.30 qui su Radio Mu. Pensaci tu, ma poi scrivete like... E scriveteci anche alla nostra posta elettronica, è qui sotto, non c'è? Mi raccomando, date retta alla Befana, che ne sa più di voi. Buona domenica. Buona domenica.